stai portando avanti un'altra inchiesta su un personaggio che in questo momento cerca di nascondersi, insomma, agisce dietro le quinte, nell'ombra, in realtà è colui che ha in mano la nostra energia. Esatto. È lui, Paolo Scaroni. Ta-da, la musica si vorrebbe, invece di sarebbe una cosa. Ta-da, ta-da, Paolo Scaroni, chi è? È una persona, è una persona incredibile che ha delle indubbie capacità, ve la faccio corta. È nato nel 1946. È già Vicenza, questo, è già una bravissima persona. Una bravissima nata persona. Nel 46. Nel 46 ha studiato economia a Columbia University New York, ha studiato tante cose, è diventato un manager affermato, anche dirigente sportivo, e dall'85 al 96 è stato vicepresidente e poi amministratore delegato della Techint. Poi nel luglio del 92, ricordo che quello che sto leggendo è possibile trovarlo tranquillamente su Wikipedia, l'enciclopedia libera, quindi sto proprio leggendo testualmente. Nel luglio del 92, gli anni di Tangentopoli, viene arrestato sotto l'accusa di aver pagato tangenti al Partito Socialista Italiano per conto della stessa Techint, per cui era un dirigente, e per avere appalti alla centrale elettrica di Brindisi. Dopo è diventato amministratore delegato dell'Enel, quindi lui prima ha corrotto... Se l'ha pagato la tangente. Esattamente, prima poi ha amministrato poi la tangente. Poi ha amministrato, è incredibile, cioè prima è stato il corruttore e poi l'amministratore delegato... Vabbè, ma lui però è stato condannato a patteggiato. Ha patteggiato un anno e quattro mesi. Colpevole, esattamente, ma anche confessato, e in una sua confessione è stato veramente, testuali parole prendo da societacivile.it, una sua dichiarazione in cui dice: in un paese in cui gli affari e il governo erano così strettamente intrecciati, dove le istituzioni erano controllate dai politici, era possibile comportarsi in modo diverso? La risposta semplice è no, non vabbè, era ma possibile. Questo era tanto tempo fa, sì, però infatti non è adesso cambiato. Non è così, no, sì, no, adesso è tutto diverso, e quindi non è, cioè adesso lui ha pagato, ha confessato, ma non è finita qui. Un'altra cosa brevissima: che cosa è successo? Che poi nel 2006 viene processato dal Tribunale di Adria in qualità di amministratore delegato dell'Enel all'epoca dei fatti, per aver inquinato con la centrale di Porto Tolle il territorio del Delta del Po, e giustamente poi è andato a finire come amministratore delegato dell'Eni, perché ovviamente persone con capacità. Però vi voglio leggere, concludendo, sì, so di aver no, perché questa è un'inchiesta che tu stai portando avanti, quindi non è conclusa. No, non è conclusa. Noi la citiamo perché è un'inchiesta che sta portando avanti, e che quindi si tiene bene bene da conto, e che voi potrete trovare sul suo sito. No, Scaloni, quello è il cacciatore della Lazio. Che c'entra Scaloni? Quelli sono Scaloni, questo è Scaroni. Allora, tra l'altro lui adesso è amministratore delegato dell'Eni, giusto? Sì. O presidente? È amministratore delegato dell'Eni. L'Eni ha un suo codice etico. Ha un suo codice etico. Che al punto XYZ cita testualmente: ripudio di ogni sorta di discriminazioni, del ripudio di lavori forzati e del lavoro minorile, di ogni forma di corruzione, della salvaguardia della dignità, della salute, della sicurezza negli ambiti operativi, del rispetto delle biodiversità naturali e della tutela ambientale. E infatti il suo amministratore delegato è stato arrestato per corruzione e per aver inquinato il Delta del Po. Va bene, avete capito che tipo è Fulvio Ascensi? È nostro, se lo siamo accattato noi, eh? Mo so cavoli vostri. Basta, finita qua.